Ciao ragazzi, eccoci qui a fare l'unboxing e un piccolo hands-on di LG Optimus Black, uno dei terminali più interessanti del panorama Android degli ultimi tempi. Perché è più interessante? Perché praticamente è il primo smartphone ad avere un display IPS con tecnologia nuova, ossia l'IPS più luminoso tra gli smartphone al mondo. Ed è un prodotto che è molto interessante in quanto tale display dovrebbe essere quello che meglio si comporta a livello di leggibilità sotto la luce del sole. Possiamo vedere un po' le caratteristiche, quindi ad esempio è anche il primo smartphone ad avere una fotocamera frontale da 2 megapixel. Ovviamente display appunto a 4 pollici fino a 700 nit di luminosità massima, fotocamera 5 megapixel, Android 2.2 e il processore da 1 GHz che dovrebbe essere un Cortex A8. In realtà quando fu lanciato non era ancora molto chiaro, in quanto si parlava di Snapdragon di seconda generazione come chipset, invece alla fine il risultato è essere un OMAP 3630. Comunque il Cortex A8 è comunque un processore single core molto buono. Allora, vediamo cosa c'è all'interno della confezione. Questa è una confezione molto molto bella, tutta nera, quindi in linea col nome, diciamo, del terminale. Vediamo appunto cosa c'è. Questo è LG Optimus Black, molto bello, molto leggero, soltanto mi pare 109 grammi. E l'estetica è veramente raffinata, quindi molto bella. Vediamo cosa c'è di altro. Ovviamente il caricabatterie con porta USB standard, il cavo USB per trasferire i dati da Optimus Black a PC e viceversa, e anche per appunto essere abbinato col caricabatterie per ricaricare l'Optimus Black. Ovviamente le classiche cuffie ormai immancabili, la manualistica e nient'altro. La batteria dovrebbe essere da ben 1500 mAh, quindi ad alta capacità. Vediamo. Eccola qui. Sì, 1500 mAh. Inoltre è disponibile anche una micro SD da 2 GB e mi pare che la memoria interna del Black sia da 1 a 2 GB interni, quindi comunque già ottimo da questo punto di vista. Rimontiamo il tutto e magari facciamo una prima accensione. Personalizzazione team. Vediamo se poi risulterà essere pesante o meno. Comunque da primo impatto, anche dalla prima schermata, il display sembra proprio luminoso. Ovviamente team dappertutto. Ovviamente adesso sta un po' caricando, quindi la lentezza è normale. Possibilità di richiamare, chiudere tutte le schermate, ovviamente tutte le sezioni, sezione del menu delle applicazioni. Queste sono le applicazioni team, quindi c'è personalizzazione a livello di applicazioni. Primo impatto molto buono, pare il touchscreen molto reattivo. Forse quello che di primo impatto non mi piace è la personalizzazione team, nel senso che il tutto mi sembra molto a tema team, ad esempio portale team, ok, però c'è anche browser web, appunti, calcolatrice, email, cioè praticamente un po' tutto sull'azzurro, un po' tutto sullo stile team. Comunque magari può anche piacere a qualcuno. Andiamo sulle impostazioni, vediamo magari il display. Il display è settato al 50%, possiamo
diminuirlo, mettere al massimo. Sinceramente adesso non so come rende sulla videocamera, quindi non so quale settaggio impostare. Magari mettiamo la luce automatica, sperando che sia comunque buona a livello di luminosità. Info, quindi Android 2.2.2 Froyo, sarà ovviamente aggiornato a Gingerbread, non sappiamo quando, quindi non ci sbilanciamo. No, primo impatto buono, devo dire. Ecco, c'è anche, diciamo, qualche diversità a livello di interfaccia, che è la Optimus 2.0, la stessa del 2, però comunque ulteriormente cambiata, quindi c'è anche un po' il modo diverso di inserire widget, cambiare sfondi, magari mettiamo un altro sfondo. Abbiamo questo che è molto tendente al bianco, quindi molto bello, devo dire che è veramente luminoso. Proviamolo magari alla massima luminosità. Già questo è il 50%. Questo è il 100%, sinceramente non so se rende il tutto. Non so se sulla videocamera sembra eccessivo o meno. Preferisco, diciamo, mettere, diciamo, al 50%, dai. Adesso magari lo colleghiamo a internet, così magari vediamo anche come rende i siti web. Un attimo che imposto la password. Ecco qui. Proviamo ad andare su un sito web. Ops. Questa è la tastiera, quindi andiamo magari su Android Geek. Un'altra caratteristica della tecnologia nuova è il fatto che consuma molto poco quando deve visualizzare i bianchi, quindi questo dovrebbe portare a un consumo minore quando navighiamo all'interno di pagine web. Vabbè, qui praticamente c'è il solito problema che del browser web che non riesce a ricaricare la pagina, la versione desktop. Vediamo magari di andare sul Corriere dello Sport. Comunque devo dire che è molto molto luminoso. Le performance sembrano anche buone, comunque il primo impatto devo dire che è veramente positivo. Anche la navigazione web di primo impatto sembra buona. E la resa devo dire è ottimale. I bianchi sono veramente molto molto puri e chiari. Proviamo magari a vedere anche con la luminosità al massimo, però non, ripeto, assicuro il fatto che possa risultare appunto eccessivo proiettato sulla videocamera, quindi da far vedere in video. Non so se rende, proprio non ho idea, però devo dire che dal vivo fa un figurone, veramente bello. Poi ovviamente vedremo se effettivamente la sua fama di essere il più leggibile sotto la luce del sole si conferma, ecco, perché comunque il Dual mi ricordo mi fece un'ottima impressione perché era veramente molto leggibile. Il display 9 dovrebbe essere proprio il non plus ultra, diciamo, per quanto riguarda la leggibilità sotto la luce del sole, quindi sono molto curioso, anzi curiosissimo di vedere come rende. Quindi con questo, diciamo, è tutto. Ovviamente arriveremo a fare, diciamo, la recensione scritta, oltre che la video recensione completa del prodotto, ovviamente un po' di tempo per testarlo a fondo, per metterlo, diciamo, sotto d'occhio.
Ovviamente prima della recensione di Optimus Black uscirà quella del Wildfire S che comunque è terminata. Dobbiamo soltanto praticamente scrivere un po' il pezzo, poi la pubblicheremo. Successivamente il prodotto che vedrà la recensione pubblicata sarà appunto Optimus Black. E con questo è tutto, vi rimando appunto al blog andreadgeek.it. Un saluto da Matteo, ciao!